contrastare la mafia, stava bene il mojito sul bagnasciuga. Questo avete fatto al governo. E la politica istituzionale in questo momento l'abbiamo vista sia da parte delle destre, dove evidentemente non c'è rappresentazione di quella che è la nostra realtà. Abbiamo visto anche quelle che sono state le azioni portate avanti dal Partito Democratico, che però sono state miope su tante tematiche. Basta vedere la legge Cirinna sulle unioni civili, che hanno completamente escluso le famiglie omogenitoriali. Basti vedere il DDL Zan, su cui comunque la battaglia del PD non è stata estremamente né radicale né portata avanti fino all'ultimo per l'approvazione del testo di legge. L'abbiamo visto anche con il convegno che doveva tenersi adesso in Campidoglio e che si sta tenendo comunque qua vicino al Teatro Marcello. Un convegno che parla di teorie gender, un convegno completamente antiscientifico, deviante, e che veramente invece che difendere i bambini li danneggia. Abbiamo visto che è sorto un governo che è assolutamente omo lesbo bitransfobico, che odia le donne, quindi misogeno, perché le vuole a casa a partorire i figli e basta, e che non tiene conto anche di tutta la realtà delle persone con disabilità, con i loro desideri, i loro sogni, le loro esigenze e i loro bisogni. L'Italia è tra i pochi paesi in Europa che, non avendo il matrimonio egualitario, una legge chiara, non permette alle coppie dello stesso sesso di riconoscere i propri figli alla nascita. Quindi è uno Stato, un governo che si dicono conservatori, tradizionalisti, dalla parte delle famiglie per la natalità, di fatto nega ad una grande parte della popolazione di avere riconosciuta la composizione familiare. Vogliamo che qualsiasi tipo di amore sia accettato in questa società, che non ci sia discriminazione, che nessuno abbia paura camminando per la strada, e per questo dobbiamo riportare sul DDL Zan e fare in modo che temi del genere vengano trattati e non semplicemente nascosti come se fossero propri di una minoranza che non esiste.